Prima di iniziare, piccola pausa per dirvi che se non volete spoilerarvi il video, perché comunque Reading Blog è pieno di spoiler, cioè parlo tranquillamente, se non volete sapere nulla su questa trama, andate direttamente alla fine, l'ultimo pezzetto o penultimo, perché l'ultimo forse sono i saluti, in cui c'è la mia recensione senza spoiler. Buon video! Amici, bentornati o benvenuti sul mio canale se è la prima volta che vi approcciate al mio canale. Questo è un reading blog e già lo sappiamo dal titolo del video. Qualche giorno fa ho messo un sondaggino su Instagram per chiedervi consiglio su quale libro iniziare per primo. Le scelte erano codeste. Qui avrei letto La Piena, il primo libro della saga di Blackwater. Oppure continuavo a leggere Falce, che questo è il secondo libro di Falce, oppure La paziente silenziosa, che è un thrillerone che mi ispira da sempre. Voi avete scelto La paziente silenziosa e vi è piaciuta l'idea che ne facessi anche un reading blog, quindi eccomi qui. Diciamo che già dal retro qualcosa mi convince tantissimo, perché c'è scritto: solo lei conosce la verità, solo lui può farla parlare. Alicia Berenson sembra avere una vita perfetta. È un'artista di successo, ha sposato un noto fotografo di moda e abita in uno dei quartieri più esclusivi di Londra. Poi una sera, quando suo marito Gabriel torna a casa dal lavoro, Alicia gli spara 5 volte in faccia freddandolo. Da quel momento, detenuta in un ospedale psichiatrico, Alicia si chiude in un mutismo impenetrabile, rifiutandosi di fornire qualsiasi spiegazione. Oltre ai tabloid e ai telegiornali, a interessarsi della paziente silenziosa è anche Theo Faber, psicologo criminale sicuro di poterla aiutare a svelare il mistero di quella notte. E mentre a poco la donna ricomincia a parlare, il disegno che affiora trascina il medico in un gioco subdolo e manipolatorio. Mi intriga tantissimo. Allora, quello che farò è aggiornarvi ogni 50 pagine, quindi leggo 50 pagine e poi vi faccio un resoconto di quello che sta succedendo e di cosa sto capendo. Visto che poi devo uscire, mi accingo. Come potete vedere dallo sfondo, ma sono a casa del mio fidanzato. Allora, vi spiego che cosa succede in queste prime 50 pagine. La storia si apre con un omicidio. Protagonisti di questo omicidio sono una coppia. Lei è un'artista famosissima, una pittrice, che si chiama Alicia Berenson, mentre il marito è un fotografo di grande successo. Succede che una notte la vicina di questa coppia sente diversi spari e chiama la polizia. Quando la polizia arriva effettivamente sul posto, si troveranno davanti a questa scena: il marito legato ad una sedia tramite dei cavi. Non mi ricordo se c'era qualche dettaglio in più oltre al fatto che fosse legato su una sedia, mentre la moglie Alicia era con una vestaglia, una camicia da notte, davanti al camino con i polsi tagliati e lo sguardo completamente assente.
dopo diversi processi in cui lei, insomma, è stata accusata di omicidio, comunque vari tabloid, giornali, media fanno una pubblicità incredibile, ovviamente negativa, su questa protagonista, su questa ragazza, perché Alicia comunque è una donna molto giovane, ha soltanto 33 anni, per giustificare il fatto che lei non parlava e che quindi non si stava né rendendo colpevole né innocente perché non spiccicava una parola, verrà rinchiusa in una struttura psichiatrica. Questa è la storia di base, ma in realtà la storia che più mi sta appassionando è la storia del narratore stesso, che è proprio lo psichiatra che ad un certo punto prenderà in cura Alicia. Dopo questo omicidio, dopo l'accaduto, insomma, dopo tutta la fama che riscuote questo evento, dopo un po' di anni, diciamo, Alicia continuava a non parlare, quindi un po' la gente si è stancata, la stessa pubblicità, comunque anche gli psichiatri stessi tendono a perdere interesse su questa paziente, come se non ci fosse niente da fare, perché lei continua a non parlare dopo mesi, dopo anni. Quindi il narratore stesso assiste, diciamo, a tutta questa situazione dall'esterno, perché lui in realtà lavora in un'altra struttura psichiatrica, fino a quando non trova un annuncio pubblicato proprio da questo ospedale, da questa struttura psichiatrica, che cercava uno psichiatra. E lui subito fa domanda, va a fare il colloquio e entra. In queste prime 50 pagine c'è esattamente il primo incontro tra questo psichiatra, che si chiama Theo Faber, e la nostra Alicia. Ciò che mi ha colpito di più è la storia di Theo Faber, perché lui effettivamente diventa psichiatra perché sente un grande vuoto dentro. Ha avuto un'infanzia difficile, un'adolescenza difficile, è stato vittima di atti di follia, di atti di violenza da parte del padre, fino a quando poi, grazie a una psicologa, una psichiatra, forse semplicemente psicologa, non inizia ad instaurare un rapporto umano fatto da scambi di conversazione, cioè inizia ad avere una parvenza di rapporto normale con questa psicologa, proprio perché lui, con i traumi che aveva avuto durante l'infanzia, non riusciva effettivamente a crearsi una vita, a farsi degli amici, non riusciva a fare niente perché non si sentiva in grado, sentiva costantemente la voce di suo padre che gli urlava che era una nullità, che non era in grado di fare niente. Da qui, diciamo che in lui scaturisce il desiderio di diventare uno psichiatra, uno psicologo, comunque una figura che ha a che fare con le emozioni, con i sentimenti della gente. In primo luogo lui dice che sceglie di fare questo lavoro principalmente per aiutare se stesso, perché lui sente di avere dei problemi irrisolti, che la terapia con la psicologa in qualche modo lo ha aiutato, però i suoi problemi non sono esattamente risolti. Lui dentro di sé sa che deve fare un lavoro che durerà più tempo. Comunque il libro è scritto benissimo, fornisce un sacco di spunti di riflessione, io ho sottolineato tantissimo e l'inizio è fantastico, cioè questo libro credo mi piacerà tantissimo. Quindi questo è quello che succede nelle prime 50 pagine, non vedo l'ora di andare avanti e alle prossime 50 pagine ci aggiorniamo di nuovo. Sono a casa, nessun aggiornamento di lettura perché ancora non ho continuato, penso che continuerò stasera prima di andare a dormire, però volevo farvi vedere i due libricini che ho comprato oggi in libreria. Allora, ho preso Medea di Euripide perché mi serve per l'esame che devo dare ad aprile. In realtà cercavo proprio l'intera raccolta di Euripide sulle sue tragedie, però non c'era, quello casomai lo prendo a parte e niente, ho preso soltanto questo. Poi, ovviamente, sfruttando il 20% di sconto sugli Einaudi, ho preso Domani nella battaglia, pensa a me, di Javier Marías. Ha una trama pazzesca, pazzesca ragazzi, cioè tutto comincia all'improvviso in un appartamento di Madrid. Marta invita a cena Victor, il marito Eduardo è a Londra per lavoro, il figlio finalmente dorme, i due, che si conoscono appena, si baciano, hanno davanti un'intera notte. Ma ad un tratto Marta si sente male, muore in pochi minuti. Cioè, lo stiamo capendo? No, io lo dovevo...
Buongiorno, oggi è venerdì. Stamattina non ho letto niente perché ho lavorato, quindi non ho potuto leggere neanche una pagina. Però adesso che sono 1:30 mi faccio il pranzo, così dopo pranzo non scappa, cioè si legge appunto. Tra l'altro io ho famissima e non so cosa cucinarmi. Bene, ho pensato a cosa posso mangiare, tra l'altro è una delle cose mie preferite, cioè me la faccio quasi sempre quando ce l'ho, perché ci vuole la salsa di soia. Sto facendo gli spaghetti, io non ho gli spaghetti di riso, quindi utilizzerò quelli normali, e con due zucchine, servono semplicemente due zucchine, due carote, un uovo, e la salsa di soia. Ci sarebbero anche altri ingredienti, ma io quando me la faccio così mi va più che bene. Procedo quindi. Mentre attendo che il video vada in esportazione, come vedete siamo ancora al 2%, quindi dovrò aspettare un bel po', io torno qui. Buongiorno, è cambiato l'orario oggi, infatti è domenica, io sono stanca morta, sembra che, non lo so, non ho dormito da un mese, comunque vi aggiorno, credo di essere andata un tantino troppo avanti rispetto alle solite 50 pagine di aggiornamento, infatti sono a pagina 162, quindi vi aggiorno adesso. Allora, dopo il loro primo incontro si incontrano di nuovo durante un'altra seduta, però Alicia, tra parentesi ho capito che si chiama Alicia e non Alicia, aggredisce Theo Faber. Quindi questa sua aggressione Theo Faber la accoglie come un tentativo di reagire, quindi lei sta cercando di comunicare anche attraverso la rabbia, secondo Theo Faber le sta dicendo che non si deve arrendere con lei. Io penso che Alicia vorrebbe essere lasciata in pace, giusto? Però Theo pensa che invece lei voglia che lo psicologo continui comunque. Ci sono anche delle pagine di diario di Alicia che svelano tante cose sulla personalità di questa protagonista. E a tratti è strano perché da un lato sembra una persona del tutto normale, con un passato però traumatico, perché lei ha perso la madre durante un incidente, ma non era un incidente casuale. La madre ha lanciato letteralmente la macchina contro un muro e Alicia era in macchina con lei nel sedile posteriore, quindi
Lei ha questo trauma che si porta dietro e poi anche tanti altri problemi familiari che Theo Faber pian piano sta cercando di scoprire. Contemporaneamente, Theo Faber sembra avere anche lui dei problemi nella sua vita privata perché scopre che la moglie lo tradisce e lui sente di avere un crollo emotivo proprio imminente, semplicemente non si lascia andare solo perché sente una responsabilità verso i suoi pazienti, quindi cerca di allontanare il momento in cui dovrà affrontare questa situazione con la moglie. Nel frattempo, però, vive in questo stato di perenne ansia. Gli eventi principali sono questi, però il libro è veramente ricco, 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 perché sto sottolineando un sacco di cose che mi fanno riflettere. E lo sto leggendo in un soffio, cioè io non mi rendo conto veramente di quanto leggo perché una pagina tira l'altra. Mi piace tantissimo, quindi continuo oggi, relax totale, quindi continuo la lettura. Sono arrivata a pagina 308, che non mette a fuoco, non so per quale assurdo motivo. Ecco, sono arrivata a pagina 308. Ci sono due cose che non mi convincono, in realtà due persone. Il primo è Diomedes, che è il capo reparto dell'ospedale in cui lavora Teo e in cui è ricoverata Alicia. Il secondo personaggio che non mi convince, che quindi mi sa di losco, è l'amante di Katie, cioè la moglie di Teo. Io non so se questi due sono o no coinvolti in cose losche, ma sento un forte presentimento che sia così. Quindi mancano pochissime pagine e lo scoprirò più tardi. Cioè, in che senso? Cosa sta succedendo? Io ho appena finito di leggere il libro. È quasi luna. E non ho parole. Non... Ragazzi, veramente io non mi aspettavo un finale del genere. Mi è piaciuto tantissimo, eh. Però, mamma mia, ragazzi. Ve ne parlo meglio dopo che raccolgo le mie idee. Allora, buongiorno. Oggi è un altro giorno molto molto lontano dalle clip che avevo girate all'inizio. Comunque, parliamo finalmente di questo libro. Recensione senza spoiler, mie personalissime considerazioni su questa lettura. Partiamo dal fatto che mi è piaciuto tantissimo. E adesso ci addentriamo nella trama. Allora, questo libro protagonista, diciamo una delle protagoniste di questo libro, è quindi Alicia Berenson, che viene internata in un ospedale psichiatrico giudiziario dopo aver sparato ben 5 colpi di pistole in faccia al marito, uccidendolo chiaramente. Dopo questa situazione, dopo che lei ha ucciso il marito, Alicia entra in un mutismo incredibile, cioè non parla più. Theo Faber, invece, che è uno psicologo criminale, viene a sapere di questo omicidio grazie ai tabloid, come tutti gli altri, insomma, viene a sapere di questo omicidio dai giornali, tabloid, eccetera, eccetera. E si interessa in modo quasi morboso ad Alicia e a questo tipo di omicidio e decide che vuole a tutti i costi aiutarla. Ma chi è Alicia? Alicia è un'artista di successo, le sue opere sono senza dubbio grandiose. L'ultimo quadro che dipinge nell'attesa della condanna, cioè subito dopo che lei uccide il marito, fa questo quadro e quello che disegna, quello che rappresenta, ha un che di criptico, tanto che Faber ci vede la chiave per risolvere questo mistero e soprattutto il suo mutismo. Nel libro c'è scritto così: il quadro era un autoritratto. Mise il titolo nell'angolo in basso, a sinistra della tela, a lettere greche e celesti, una sola parola: Alcesti. Ora, Alcesti è l'eroina di un mito greco ed è una storia tristissima perché Alcesti
sacrifica la sua vita per il marito Admeto, proprio quando nessuno è in grado di sacrificarsi per quest'uomo. Addirittura nemmeno i genitori di Admeto vogliono sacrificare la loro vita per il figlio. Però Alcesti sì, dice al marito: mi sacrifico io per te. Admeto non fa una piega, glielo lascia fare. La cosa particolare di questa storia è che Alcesti non muore veramente, perché nel momento in cui lei se ne va negli inferi, Eracle, se non sbaglio, la va a prendere. Per lui non è giusto che lei si sacrifichi per un cagasotto, ok? E quindi lei ritorna sulla terra. Il problema è che tra marito e moglie adesso i rapporti non saranno più gli stessi. Alcesti appena è morta per suo marito gliel'ha fatto fare tranquillamente. Io sarei un momento arrabbiata. Comunque, le vicende narrate in questo libro si dividono in tre filoni. Il primo è all'interno del manicomio criminale, quindi le vicende si svolgono lì. Il secondo riguarda la vita privata di Theo Faber, quindi tutta la sua relazione sentimentale, la sua infanzia, eccetera, eccetera. Il terzo riguarda invece il diario di Alicia, perché sì, Alicia ha scritto un diario nei 2 mesi precedenti all'omicidio. Nonostante la tensione emotiva, perché effettivamente il libro ti lascia col fiato sospeso, perché tu sei lì e non stai capendo una mazza, la narrazione è comunque lenta, però non lenta nel senso noiosa, è lenta perché si limita ad esporre semplicemente i fatti che accadono, ok? Ci vengono raccontate le giornate di Theo Faber, le giornate di Alicia prima dell'omicidio, le giornate all'interno del manicomio criminale. Vicende infatti si susseguono senza particolari scosse. Ci vengono mostrati prima gli insuccessi di Theo Faber, prima come psicologo, infatti non riesce a far parlare Alicia, e poi come uomo, prima frustrato dall'arroganza del padre e poi umiliato dall'infedeltà della moglie. Da medico, quindi, lui si trasforma improvvisamente a investigatore privato accanito, perché vuole ricostruire tutta l'infanzia, tutto il passato della paziente per cercare di studiarla meglio. Contemporaneamente, però, vuole scoprire, vuole dare un volto all'amante di sua moglie. Mentre scorrono tutte queste vicende, tutte queste narrazioni che si limitano ad esporre semplicemente i fatti, ad un certo punto iniziamo a collegare i punti. Le vicende, tutte e tre le vicende, perché vi ho detto che ci sono questi tre filoni. Ecco, tutti questi tre filoni accelerano fino a un drammatico finale che io, vi giuro, non mi sarei mai aspettata. Cioè, da una parte avevo qualche sospetto per qualcosa in particolare o per qualcuno in particolare, ma non mi aspettavo poi tutto il resto. La parte più coinvolgente è proprio il doppio flusso narrativo che ci mostrano Theo Faber sia come psicologo e medico, ma anche come paziente di se stesso, perché lui si autopsicanalizza. Cioè, lo slancio finale per me è stato come un ceffone in faccia. Che, cioè, credetemi, è stato sconvolgente perché non me lo sarei mai aspettato. Non so se sono io imbecille, che insomma non sono ferrata di queste dinamiche, quindi non mi aspetto mai cose particolari, però veramente per me è stato veramente un colpo in faccia. Devo dire che è veramente una genialata di libro, chiaramente perché ho sentito dire sì, però la prosa non è granché. Ma grazie, io non penso proprio che il punto forte di questo libro sia la prosa, ma proprio la trama, perché è la trama che, nonostante sia lenta all'inizio, ti tiene comunque con gli occhi incollati alle pagine, cioè non è una cosa scontata. E tra l'altro la storia non è neanche banale, non è una favoletta, cioè ci sono punti che ti fanno anche riflettere sulla psiche umana, sulla delicatezza dei sentimenti umani, sulla fragilità della mente, come anche un piccolo episodio, una piccola frase può devastarti tutto il sistema neurale. Per me questo libro merita 5 stelle perché è proprio una di quelle letture che
divori. Sono 340 pagine, ragazzi, che voi potete leggere anche in una giornata, in due giorni, tre giorni massimo, perché proprio non smettevo di leggere. Infatti mi ero prefissata di farvi un aggiornamento ogni 50 pagine, ma io non riuscivo a staccarmi dal libro per fare un aggiornamento. Continuavo ad andare avanti, cioè io dopo questo libro non riesco a fidarmi più di nessuno. Cioè, ho paura a fidarmi della gente perché secondo me nasconde cose. E questo libro ti resta. Cioè, io ho pensato a questo libro più e più volte durante i giorni successivi alla lettura e credo che questo sia il potere più grande di un libro. Cioè, quando ti rimane in mente, ti fa riflettere nonostante il libro sia finito. Cioè, tu hai smesso di leggerlo. Comunque, se vi piacciono libri di questo genere e se già avete letto La paziente silenziosa o volete leggerlo ma volete più letture di questo genere, vi consiglio anche I baffi di Carrère, che io ho in libreria in questo momento, ma mi secca alzarmi per andarlo a prendere, quindi vi metto qui la foto, la copertina, insomma. Quindi I baffi di Carrère, se vi piacciono queste narrazioni, thriller psicologici sono, quindi io devo dire che li apprezzo molto. E tra l'altro ho comprato un altro libro un po' strano così, però non ve lo posso consigliare perché non l'ho ancora letto, ma vi farò sapere, vi terrò aggiornati. Benissimo, io tutto quello che avevo da dirvi ve l'ho detto, sono contenta di aver finito finalmente questo video perché me lo stavo trascinando da non so quanto tempo. Vi ringrazio di aver visto il video fino a questo punto, mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e mettete like a questo video se vi è piaciuto. Io vi aspetto come sempre in tanti nei commenti e nulla, noi ci aggiorniamo e ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio, alla prossima!